Ciao, bentornati sul canale. In un video precedente abbiamo parlato di Tornio, sono stato dall'ETF, ho potuto parlare con Gianmario, al quale ho rotto le scatole, ho fatto un po' di domande per cercare di conoscere meglio questo mondo. Oggi invece andiamo a parlare di Trapano Fresa. Nello stesso giorno ho continuato a registrare, abbiamo parlato anche di questa attrezzatura, quindi ho rotto le scatole anche qui a Gianmario, facendogli le domande da perfetto neofita, da uno che non ne sa niente in materia, per cercare di capire cosa si può fare, a cosa bisogna stare attenti, come funziona la macchina e così via. Quindi io adesso vi lascio il video, poi in descrizione vi lascio qualche link di letture utile. Ho appena acquistato anch'io libri utili per avvicinarsi alla fresatura, alla tornitura. Vi lascio dei link ad altri video di altri content creator come Wilson Alba, che sono professionisti nelle lavorazioni meccaniche e hanno fatto alcuni video che sono veramente utili per chi si avvicina a questo mondo. E eventualmente applicazioni, formule, link a cataloghi dove ci sono informazioni per trovare i parametri delle lavorazioni. Ora vi lascio il video, ovviamente non prima di avervi raccomandato di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere nuovi contenuti, supportarmi con una bella condivisione e partiamo. Dal Tornio ci siamo spostati al Trapano Fresa perché ho intenzione di dotare del mio laboratorio anche di questo attrezzo. Disponevo di un trapano a colonna. E nella testa di molti è possibile applicare una tavola croce per fare lavorazioni di fresatura, ma Ma c'è un ma, è una cosa molto pericolosa e estremamente sbagliata. Allora, il trapano nasce con un attacco Conomorse, lo vediamo in questa classica punta, ok? L'attacco Conomorse sfrutta l'incastro della conicità per tenere fermo l'utensile all'interno quindi della questo macchina. rilievo è semplicemente per la rotazione, Antirotazione, ok? esatto. Però è È incastrata. incastrato e il sistema dei trapani è funzionale quando andiamo a fare delle forature perché la punta genera uno sforzo assiale. La parte di forza che io vado a applicare per fare il foro che non viene assorbita dalla lavorazione genera una controforza verso l'alto e quindi la conicità aumenta. Mantiene quella lavorazione di sforzo Esatto, in quel modo lì. esatto. Nel caso invece di una lavorazione con una fresa, qui abbiamo una fresa per fare delle E spianature. questo sul trapano risulterebbe Questo, estremamente pericoloso perché è incastrata. Però esatto, l'incastro è lo stesso perché il conomorso è uguale a quello del eventuali trapano. vibrazioni, sforzi di taglio. Esatto, fanno staccare l'utensile. Infatti, se vediamo gli utensili per fresare, non hanno più questo che si chiama tenone, ma hanno questo foro filettato, in questo caso da M12, che tramite il tirante che troviamo nella macchina va a bloccarmi meccanicamente l'utensile È all'interno della sua assicurato in sede. maniera salda, cioè non è un Assolutamente. incastro. Esatto, e quindi Ok. l'utensile non ha possibilità di sganciarsi durante la lavorazione. Quindi la mia intenzione sarà quella di lavorare dei pezzi per andare a rettificargli la faccia, andare a squadrare due lati e penso che questa sia l'attrezzatura più adeguata. Come nel tornio, la valutazione per la scelta della macchina ha delle considerazioni per quanto riguarda la potenza e le dimensioni di quello che dobbiamo lavorare, qui ci sono in gioco altri fattori di scelta che riguardano proprio la tipologia di macchina e come è realizzata. In questo caso la macchina che abbiamo scelto per te è una macchina, diciamo così, di nuova generazione rispetto che alle classiche macchine che abbiamo nel mondo hobbistico. Cosa c'è di diverso? Fondamentalmente la cosa diversa è nella tipologia di propulsione della macchina. Nelle macchine tradizionali abbiamo innanzitutto un motore a induzione con carboncini, ok? E abbiamo praticamente un cambio meccanico a due o tre velocità, dipende dal tipo di tipologia di macchina. Questo cambio meccanico su queste macchine ha il materiale di cui sono realizzati questi ingranaggi, sono polimero ad alta resistenza meccanica, plastica. Ed è va bene per il concetto e per le potenze di gioco. Consapevoli delle lavorazioni che facciamo. Esatto.
Ovviamente questa tipologia di macchina mi limita soprattutto se un hobbista non ha particolare esperienza di fresatura. O se ha particolari esigenze. Allora, con i nostri fornitori abbiamo sviluppato questa macchina che differisce rispetto allo standard, perché abbiamo utilizzato innanzitutto un servomotore, quindi un motore elettronico con la sua elettronica dedicata. E questa elettronica ci permette di gestire, qualora durante la lavorazione andassi in overload, sforzo eccessivo, la macchina andrebbe in protezione spegnendosi e andando in allarme. È come se fosse una CNC manuale. Esatto, diciamo così. Poi il motore, non abbiamo più una trasmissione ingranaggi, ma il motore è in linea col mandrino, come se fosse un motomandrino fondamentalmente. Okay. Questo ci permette di ottimizzare la potenza del motore, che è totalmente dedicata all'utensile, non ho dissipazione di potenza del motore. Quindi possiamo dire, qua abbiamo un kilowatt e un kilowatt va sulla punta, esatto. Magari un altro ha un kilowatt ma ne perde uno 20%, esatto, ipotesi di movimentazione in granaggio. Lo perde in quello. Okay. E questo ci permette di andare a gestire lavorazioni anche di acciai, cosa che con le macchine tradizionali di fascia più bassa si può fare, quindi, ma molto delicatamente. Quindi uno che lavora magari l'alluminio può andare tranquillo ancora con una macchina tradizionale. Esatto. Se mi capita io che di sono lavorare, un po' più pretenzioso, esattamente, vado a lavorare con una macchina del genere, ho quel qualcosa in più. Esatto. Un plus in più di questa macchina, come stavamo dicendo prima parlando di utensili, è che con questa macchina io posso andare a utilizzare anche le punte coniche del trapano. Rimuovendo il tirante della macchina, posso utilizzare direttamente le punte coniche per fare la lavorazione. Questo è molto vantaggioso, perché sulle macchine tradizionali devo andare sempre a mettere un mandrino autoserrante che al massimo mi permette di arrivare a fare una foratura da 18, okay, perché quella è la massima presa. In questo caso posso avendo arrivare, la sede del tenone riesce, esatto, a lavorare. Posso arrivare a 25. Ok, quindi molto più importante. Non stiamo a lagnarvi con le caratteristiche tecniche, non l'abbiamo fatto nemmeno col tornio. Ve la racconterò un po' quando ce l'ho in laboratorio. Ve la spulcio un po' di più. Adesso mi preme far vedere un po' cosa serve per iniziare, come abbiamo fatto con il tornio. E direi, come minimo, dobbiamo bloccare dei pezzi. Esatto. Quindi, vedendo le sedi, come nel banco della mia CNC, ci saranno dei pressori, la possibilità di bloccare in qualche modo. Esatto. E ovviamente direi che una minima dotazione prevede andare ad acquistare anche una morsa. Esatto, soprattutto se ho dei pezzi di piccole dimensioni. E soprattutto vedo che non c'entra niente con quelle da trapano questa. No, perché in realtà ci sono morse da trapano e morse da fresa. Questa è una morsa da fresatura, sempre per il discorso che facevamo prima, che gli sforzi in gioco rispetto da una foratura a una fresatura sono differenti. Infatti quella da trapano qua è completamente vuota e vediamo la vite che, esatto, va a premere, perché tanto spingiamo verso il basso. Perfetto. Questa è completamente monolitica. Abbiamo bisogno di qualcosa che mi tenga più strutturato il fissaggio del mio pezzo. Ok. Guardando nel vostro showroom ho visto anche queste basi magnetiche e ovviamente mi dicevi che è possibile fare lavorazioni anche con le basi magnetiche, certo, non con questa, con quelle adeguate. Con quelle adeguate per fresatura. Che abbiano un potere attrattivo ben forte, ben saldo. Che supportino sforzo di fresatura. Esatto. Ma possiamo andare a utilizzare questo sistema ovviamente con pezzi magnetici, quindi materiale acciaioso, ed è un buon sistema per poter contornare totalmente il pezzo senza avere gli impicci, esatto, dei fissaggi. Impicci dei fissaggi. Una di queste prima o poi. Ok, bloccato il pezzo ho la possibilità di andare a lavorare. Come vedevamo posso applicare sia la punta, esatto, che le frese. Qui abbiamo due frese. Una importante, come abbiamo già visto con la mia CNC, per fare le spianature. Ci sono taglienti di diverso tipo adeguati a varie lavorazioni e lo stesso vale per le frese da applicare al mandrino. Non stiamo a dilungarci sulla tipologia di frese perché c'è un mondo intero e dovete farvi consigliare in base ai materiali che dovete utilizzare, aprire i cataloghi, guardare le caratteristiche tecniche. Se dovete fresare l'alluminio una cosa, se dovete fresare l'acciaio un'altra cosa, perché
i taglienti aggrediscono il materiale e scaricano il trucciolo in maniera diversa in base ai materiali che dovete lavorare. Esattamente. Allora, come muoviamo la macchina? Ok, se nel tornio, come abbiamo visto prima, avevamo due assi, l'asse X e l'asse Z, sulla fresatrice abbiamo tre assi e vengono così denominati. L'asse X, che è l'asse longitudinale, l'asse Y, che è l'asse trasversale, e l'asse Z, che è l'asse di profondità, ok, così definito. Questa è una macchina completamente manuale, non abbiamo avanzamenti. Esatto. Come andiamo noi? Tramite i volantini. Qua è ripetuto per essere liberi di lavorare da entrambe le parti. Dall'altra. E vedo che qui è un po' più duro perché hai la possibilità di agire sulla resistenza. Esatto. Al movimento. Tutti gli assi sono dotati di questo sistema di bloccaggio o di frenatura, dipende come lo voglio utilizzare, e serve per irrigidire al massimo il sistema di movimento della macchina qualora andassi a lavorare dell'acciaio o comunque del materiale particolarmente duro. Vedo che anche qui c'è l'inversione di marcia. Sì. E poi abbiamo indicazione dei giri. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo un calibro digitale che possiamo sfruttare per andare a fare delle forature ad un'altezza. Quindi questo precisa. Va a misurare l'affondamento. Esatto, e okay. Abbiamo un altro sistema. Quindi questa macchina la posso usare, come dicevamo prima, semplicemente come trapano, ok? Oppure bloccando questa leva e agendo su questo movimento micrometrico, posso andare a incrementare la discesa del mio utensile in maniera più precisa. A questo punto accendo il calibro di profondità, vado a fare lo zero nel punto che mi interessa e vado in maniera micrometrica, centesimale quantomeno, a vedere la profondità che sto realizzando. Perfetto. Ti faccio la solita domanda, vero? Posso filettare? Allora, diciamo che la macchina, avendo l'inversione, può andare a gestire quella che viene definita in gergo una maschiatura a trazione. Maschiatura a trazione che cos'è? È praticamente un principio per cui il maschio, avvitandosi nel pezzo, tira verso il basso il canotto della macchina. Rispetto alle maschiatrici, cosa non ha questa macchina? Non ha il sensore per cui quando arriva alla quota preimpostata inverte in automatico il senso di rotazione. Allora, cosa faccio? Io la posso, accendo la macchina, vado in rotazione, arrivato a quota, dovrò essere io a invertire manualmente il senso di rotazione. Come nel tornio, quindi quando arrivo al momento decisivo devo fermare io. Esatto. A differenza del tornio, cosa succede? Che quando questo processo lo facciamo su dei fori passanti, è un gioco da ragazzi, perché non ho nessun impedimento nella parte sotto. Okay. Se dovessi fare dei fori ciechi, lì dovrò prestare più attenzione, perché se il maschio arriva sul fondo e trova il fondo, si spacca. Quindi qui ti romperò le scatole su una puntata dedicata a questa cosa. Operazione molto interessante da vedere come operare in maniera corretta con le filettature. E siamo pronti. Ora settiamo la velocità adeguata per andare a lavorare questo pezzo d'alluminio. Quindi accendo la macchina, do il senso di rotazione e tramite il potenziometro vado a portare la velocità. Ok, siamo pronti per lavorare. La prima operazione è quella di avvicinare l'utensile al pezzo. Arrivi da un fianco e non gli cadi sopra al pezzo. Esatto, okay. Sì.
andiamo a sfiorare il nostro materiale. Veramente silenziosa sta macchina. Molto. È l'effetto proprio della trasmissione diretta dal motore di Fondarmarino. L'ultima passata e abbiamo finito. Ed ecco qua la nostra spianatura. Che effetto fighissimo, ma che roba. Molto lucida. Molto bello. Sembra l'effetto diamantato dei cerchi in lega, bellissimo. Un trucco per rendere ancora più lucida la finitura, per esempio, è andare a utilizzare, soprattutto nella parte quando torna indietro, quindi di lucidatura, degli oli emulsionanti, tipo degli oli da taglio, mi danno una finitura ancora più lucida, ancora migliore. Perché fanno correre il tagliente. Bravissimo, okay. Esatto. Ora stai rimuovendo la... Adesso sto rimuovendo la fresa per spianare, vado ad allentare il tirante, ok, e a quel punto svito e tolgo la fresa. E adesso monti il mandrino con... Sì. La fresa per l'alluminio. Ora andiamo a montare il mandrino porta pinze, su cui abbiamo già montato una fresa a due taglienti da 10 mm per poter contornare e fare le lavorazioni sul nostro blocchetto. Quindi come col tornio vai a sfiorare il pezzo, esatto, per avere un po' un riferimento zero. Infatti adesso verifichiamo di riuscire a fare comunque tutta la corsa. Adesso avviamo la macchina e andiamo a fare la andremo a sfiorare in Z, quindi in altezza. La velocità di rotazione nel caso di questa fresa sarà al massimo della potenzialità della macchina, quindi circa 2500 giri.
passata ben definita, come vedi non ci sono bave. Va bene, ho visto una lavorazione di base per farmi un'idea dei movimenti, dove andare a mettere le mani. Ora devo farmi un po' di esperienza, o come si dice? Un po' di truccio. Dobbiamo fare un po' di truccio lì in laboratorio, quindi sicuramente metterò una bella vaschetta sotto il trapano fresa per raccogliere quello che sarà una porcheria ovunque. E... nulla, dai, sono entusiasto di apprendere queste cose, ho proprio voglia di impararle, anche perché io ho sempre in mente progetti che vanno trasformati. Sì, e queste macchine sicuramente ti daranno modo di poter realizzare le tue idee. Quindi ci vediamo quando ti romperò le scatole per la filettatura. Faremo questo bel contenuto sulla filettatura assieme, abbiamo già un paio di idee. Bene, direi che un po' di infarinatura ce la siamo fatta, giusto per capire da dove cominciare. Ringraziamo infinitamente l'ETF e Gianmario per la disponibilità. Sicuramente in futuro non mancheranno altri contenuti insieme a loro su argomenti interessanti. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio un po' di link utili a letture, altri contenuti video di altri content creator molto bravi, link a cataloghi dove potete andare a pescare le informazioni riguardanti le velocità di lavorazione consigliate dal produttore degli inserti e così via, giusto per informarsi e approfondire l'argomento. Poi bisogna accendere la macchina e cominciare a fare un po' di esperienza. Nel salutarvi vi raccomando come al solito di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere nuovi contenuti, seguirmi sui social per vedere i work in progress e darmi un po' di supporto con una bella condivisione. Poi ci vediamo sul canale con video sulle lavorazioni meccaniche, la continuazione del laboratorio, lavorazioni artistiche del metallo, comincerò a farvi vedere le lavorazioni di base con la CNC plasma, poi arriverà un'attrezzatura ancora molto grande da cacciare in ufficio, quindi tante cose, restate sintonizzati, ciao!